Lucia Zotti, con questo bel sole sul viso, allegro e sorridente, sei Dimma Tataranni e sei sua mamma. Sì, la mamma particolare, una mamma che può essere solo così, la mamma di Imma. Quindi com'è? È una donna del popolo che ha tanto lavorato in vita sua facendo le pulizie nella pretura di Matera, ma alla fine ha fatto studiare la figlia che è diventata pretore e quindi è diventata una signora anche lei. Però è una donna del popolo, ma è una donna intelligente e dietro di lei si percepisce un mistero. Un mistero o forse sta cominciando ad avere l'Alzheimer, non si capisce bene, bisogna vederlo. Cose che accadono perché la memoria a un certo punto fa brutti scherzi, ma comunque è una figlia ingombrante in qualche modo, no? Sì, però la mamma si difende bene. Cosa ti è piaciuto del tuo personaggio e di questa serie in generale? Ah, del personaggio la possibilità di appunto passare da un pensiero all'altro, è un personaggio che ha momenti di grande profondità e ha dei momenti di grande leggerezza, è comico ed è anche commovente a volte e quindi è un personaggio che mi ha dato la possibilità di esprimermi come attrice, cosa che a volte in una vita di teatro avviene magari soltanto alla fine. È vero, tu fai tanto teatro, televisione poca, però qui ci sei. Sì, ho cominciato da poco e mi piace molto e lo faccio volentieri. Ti ringrazio anche, nel frattempo però ti sei abbronzata, quindi va benissimo. Benissimo, grazie. Ciao Lucia, grazie. Ciao.